și un pic sub piața. Vede Nicoleta de Rossi. Zwischenpegnitz und Piazza. Heute bin ich bei der Sopranistin Maria De Francesca Cavazza zu Besuch, die zwischen 1967 und 1976 als erste lyrische Sopranistin am Opernhaus in Nürnberg engagiert war. Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Zwischenpegnitz und Piazza. Oggi sono venuta a trovare il soprano Maria De Francesca Cavazza, che dal 1967 al 1976 è stata prima soprano all'Opera di Norimberga. Maria, du blickst auf 30 Jahre internationale Karriere zurück. Hast du vielleicht auch eine Erinnerung, eine besondere Erinnerung an die Zeit am Opernhaus in Nürnberg? 30 anni di carriera internazionale, tra l'altro iniziati anche negli Stati Uniti. Hai un particolare ricordo del periodo che hai passato qui all'Opera di Norimberga? Sì, ci sono tantissime due ricordi che immagino. Cerco naturalmente di concentrarli un po'. Certo. In sostanza è stato, diciamo, per me un vero inizio della carriera, anche se avevo cantato già negli altri teatri anche in America. Però qui con Hans Kirst, che è stato un bravissimo direttore, mi ha dato l'opportunità, la chance di poter cantare dei ruoli con i quali poi io ho fatto lunga carriera, con i ruoli di Strauss, con l'Arabella, Capriccio e Rosenkavalier, li ho fatti tutti con lui, perciò sono dei bellissimi ricordi anche dell'atmosfera di Norimberga. Poi, come vedi, sono rimasto a Norimberga. Appunto, quindi meglio di così. Du hast also viele schöne Erinnerungen so hier. In Nürnberg, das war eigentlich der echte Anfang deiner Karriere, obwohl du schon in den Vereinigten Staaten angefangen hattest. Und du hast auch also nicht unbedingt mit italienischen Opern angefangen, sondern zum Beispiel mit Strauss. Und die Atmosphäre selbst in Nürnberg war sehr angenehm, sehr familiär. Und das ist vielleicht kein Zufall, dass du hier geblieben bist in Nürnberg. Ja, ja. Ich liebe Nürnberg. Benissimo, l'animo. Sì, amo tantissimo. Posso essere, cioè insegno anche a Monaco e vado in giro per il mondo, però, a Trieste, però vengo sempre volentieri a Nürnberg. Du kommst immer wieder sehr, sehr gerne nach Nürnberg zurück und wieder heim praktisch. Heimkommen, ja. Benissimo. Maria, durante la tua lunghissima carriera hai cantato tutte le opere, diciamo, principali, le più famose, le più conosciute. Ce n'è una particolare che prediligi e perché? In deiner langen Karriere hast du alle wichtigsten Opern gesungen, aber welche bevorzugst du und warum? Buona domanda, Nicoletta, molto bella. Cioè, ho cantato non solo i ruoli di Strauss, mi piacciono tantissimo, però ho fatto anche molti ruoli pucciniani, per esempio il ruolo di Stoccarda, dove ho fatto Stoccarda non solo, ma non riesco di Puccini, che ricordo con tantissima gioia. È stato, e poi naturalmente Bohème, la Butterfly, ma questo ruolo mi ha dato una gioia particolare e anche, diciamo, un grande successo. Benissimo, quindi nicht nur Strauss und oder anderen, aber und nicht nur Butterfly, Madame Butterfly und die traditionellsten Opern, aber auch Puccini. Als du in Stuttgart warst, das war auch eine Rolle, die dir sehr, sehr gut gefallen hat. Bene. Und jetzt eine Frage als Lehrerin. Was sind die notwendigen Eigenschaften, um eine gute Opernsängerin oder ein guter Opernsänger zu werden? Adesso una domanda inversa invece di insegnante. Quali sono le caratteristiche necessarie per diventare una buona o un buon cantante d'opera? Dunque, secondo
Il mio ideale sarebbe che diciamo i ragazzi, prima di tutto il talento della voce, certo, intelligenza musicale naturalmente, una buona struttura psichica, anche di potere, un buon carattere, sono cose molto necessarie. Poi diciamo oggi è necessario anche che i ragazzi siano dei bei ragazzi, anche l'aspetto di giovani come persone, belli d'aspetto, anche perché come vedi purtroppo questo viene richiesto tantissimo, certo. Cioè per me una cosa molto importante è anche il buon carattere della persona, certo, che possa trasmettere non solo diciamo queste cose esteriori, ma anche il cuore, l'anima, certo. E questo è molto più difficile. Certo, man braucht nicht nur die Stimme natürlich, man braucht auch einen guten Charakter, man braucht auch ein schönes Aussehen natürlich, und man braucht auch die Fähigkeit, raus von der Seele, vom Herzen, alles auszusingen sozusagen. Genau, ja. Das ist auch sehr wichtig. Das ist ganz wichtig, heute mehr denn je. Grazie mille, Maria. Und das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch und bis zur nächsten Woche mit einer neuen Sendung von Zwischen Pegnitz und Piazza. Ich erwarte Sie. Non mancate la prossima settimana, alla prossima puntata.